Allora, voglio commentare un articolo che è apparso nell'interno dell'Harvard Business Review che affronta il tema della cosiddetta de-evaluation, diversity, di sta per de-diversity, equity and inclusion. Questo articolo qui affronta il tema di come una società di avvocati è stata valutata in termini di e quali sono quelle, cioè, diciamo, le conseguenze derivanti da questa attività. Sostanzialmente, quello che viene fuori è che sostanzialmente c'è il modello applicato tende ad essere fortemente discriminatorio, sia nei confronti delle donne, sia nei confronti dei neri, nei confronti delle persone LGBT, nei confronti delle donne che sono in maternità, e c'è anche un pregiudizio nei confronti delle persone, lavoratori che provengono, magari sono dei colletti blu, cioè che hanno fatto una carriera partendo da rang più bassi, così come c'è anche una discriminazione nei confronti delle persone asiatiche, le quali vengono descritte come aventi grandi capacità di carattere tecnico, eppure vengono considerate prive di capacità di leadership. Quindi qui viene fatto proprio un caso di questa azienda di US Law che diciamo, ha realizzato un Center for Work-Life Law, cioè ha cercato, diciamo, una valutazione appunto in termini di DEI. Che cosa è venuto fuori? Che solo il 9,5% delle persone di colore sono state riconosciute come aventi capacità di leadership nella valutazione di performance, un valore che è del 70% più basso delle donne bianche. Quindi, diciamo, se le donne bianche sono discriminate, le persone di colore sono ancora più discriminate. Cioè, queste persone non vengono considerate, diciamo, come aventi sostanzialmente delle capacità di leadership. Chiaramente ci sono quindi questi bias, queste difficoltà. Questo perché? Perché per le società, diciamo che è molto importante risolvere la questione, della integrazione sotto il punto di vista, sociale, sotto il punto di vista della diversità, in quanto sia per motivi di produttività è stato dimostrato che i gruppi eterogenei risultano essere assai più produttivi, e soprattutto perché, diciamo, c'è una questione proprio di discriminazione, razziale, sociale, di genere all'interno delle società, che poi pone delle questioni che diventano anche delle vere e proprie questioni di tipo politico. E quindi che cosa risulta? Risulta sostanzialmente che ci sono questi stereotipi, le persone appartenenti alle categorie discriminate sono costrette a provare più volte, diciamo, il proprio valore, le proprie competenze, e queste sono le donne, le persone di colore, i soggetti con disabilità, gli impiegati anziani, gli LGBT, i professionisti che derivano che hanno un background, diciamo, che sono degli operai, e sostanzialmente, questo significa che il 43% sostanzialmente delle persone di colore e il 31% delle persone, delle donne bianche, ha sostanzialmente, diciamo, una valutazione sbagliata, diciamo, vengono considerati non adeguati rispetto, mentre questa valutazione è solo per il 26% degli uomini bianchi. Quindi, nello specifico, risulta che gli avvocati neri sono costantemente sottoposti a maggiori pressioni negli ambienti di lavoro, e
E comunque, quando vengono fatti questi controlli, risulta che fanno più errori rispetto alle loro controparti bianche. Quindi, non soltanto vengono, diciamo, generalmente squalificati, nel senso che si ritiene che queste persone non abbiano delle competenze di leadership, ma soprattutto vengono sottoposti a più scrutini, cioè a più esami, cioè a più valutazioni. E chiaramente nell'aumento del numero delle valutazioni aumenta anche il numero degli errori che vengono scoperti. Quindi questi lavoratori subiscono più pressioni in termini di controllo nelle organizzazioni. Chiaramente, diciamo, questo sta a significare che ci sono delle discriminazioni. Per esempio, questi bias risultano, diciamo, essere, diciamo, persistenti anche nelle aziende, appunto, legali, insomma, diciamo, nelle aziende che offrono servizi legali, che dovrebbero invece essere orientati a una dimensione di diritto, eccetera, eccetera. C'è poi una specifica discriminazione nei confronti delle persone in maternità, cioè si ritiene che le persone in maternità siano non soltanto meno competenti e che quindi abbiano, diciamo, delle capacità produttive ridotte, si ritiene anche che le persone in maternità siano anche meno impegnate sul lavoro, quindi non hanno più, diciamo, vengono accusate queste persone di avere meno interesse nei confronti del lavoro, a causa della presenza della maternità. Chiaramente ci sono dei requisiti anche di carattere razziale. Il requisito razziale nei confronti delle persone, per esempio, asiatiche. Le persone asiatiche si dice sono brave tecnicamente, però non hanno capacità di leadership. Le persone di colore si dice che hanno un work-life balance sbilanciato rispetto agli uomini bianchi, che significa che tendono a richiedere più benefit e a guardare, diciamo, più all'aspetto privato del work-life balance piuttosto che all'aspetto, appunto, lavorativo. Addirittura sembra che il 33% delle persone di colore ha manifestato un desiderio di viaggiare per motivi connessi al lavoro rispetto invece soltanto al 13% delle persone di colore. Quindi semplicemente c'è una discriminazione, diciamo, di questo genere. C'è poi un enorme problema delle donne che, diciamo, i problemi sono sostanzialmente, vengono declinati sostanzialmente in questo modo. C'è il problema delle donne, Women are Wonderful, viene chiamato questo problema, il problema delle donne come, che sono meravigliose. Cioè, nel senso che alla fine, anche se le aziende dicono che le donne sono meravigliose, in realtà, diciamo, hanno dei valori più scarsi nelle valutazioni, hanno meno opportunità e inoltre tendono ad avere anche meno promozione. Questo è il problema delle donne, Women are Wonderful. Invece il problema dei neri è Prove It Again, The Prove It Again Problem, cioè il fatto che le organizzazioni, diciamo, non si fidano della capacità produttiva persistente dei neri e quindi li provano più volte e li sottopongono, diciamo, a più esami, a più pressioni. E quindi risulta poi alla fine che soltanto il 33% delle persone di colore ha una capacità, diciamo, di efficacy and effectiveness rispetto all'80% delle donne bianche e al 63% degli uomini bianchi. Quindi, inoltre, sembra che le persone di colore fanno molti più errori, rispetto alle persone bianche. Questo cosa ci porta, cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente queste valutazioni, cioè la DEI che viene qui riportata, sono molto rilevanti per comprendere come le aziende decidono
Perché il problema non è fare una legge nella quale si scrive che le aziende non devono essere discriminatorie. Il problema è che anche se poi le aziende assumono delle persone di colore, delle persone asiatiche, delle donne, eccetera, eccetera, quindi anche se le aziende creano nella propria organizzazione, struttura organizzativa, un insieme, diciamo un'eterogeneità, questa poi eterogeneità non necessariamente viene adeguatamente, diciamo, remunerata, viene adeguatamente, diciamo, rappresentata, perché persistono delle discriminazioni. Queste discriminazioni consistono nel fatto che uomini bianchi, donne bianche, neri bianchi, neri uomini bianchi, donne bianche, uomini neri, donne nere, asiatici, LGBT, hanno effettivamente diversi percorsi di carriera, diverse tipologie di valutazione e vengono sostanzialmente discriminati, cioè non hanno le stesse opportunità nell'interno dell'ambiente di lavoro. Allora il problema è che diciamo, alla fine nelle aziende si crea una ghettizzazione. Che significa? Significa che anche se c'è la possibilità da parte delle organizzazioni di assumere queste persone, poi nelle strutture organizzative queste persone vengono di fatto isolate. I due problemi più gravi, chiaramente, sono quello relativo alle donne e quello relativo ai neri, il cosiddetto problema Women are Wonderful, cioè le donne sono meravigliose, che però è soltanto un modo di dire, perché poi di fatto le donne vengono comunque discriminate nelle organizzazioni, soprattutto quando sono in condizioni di maternità, nella quale circostanza non si mette soltanto in evidenza la loro scarsità di competenze, si mette anche in risalto il loro basso commitment, cioè il loro basso impegno, la loro bassa adesione nei confronti di quelle che sono le attività aziendale. E al contrario c'è il problema dei neri. I neri prove it again, prove, cioè i neri nelle aziende, le persone di colore vengono sottoposti a più esami, a più controlli, vengono testati di più e chiaramente testandoli di più ovviamente risulta che fanno più errori. Però questo, diciamo, non deriva dal fatto che le persone di colore siano meno capaci e competenti delle persone invece bianche. Deriva dal fatto che chiaramente, essendo sottoposte a più pressione, essendo sottoposte a più test, essendo sottoposte a più esami, ovviamente si scoprono anche maggiori errori. Poi c'è la questione, diciamo, degli stili di vita, che è un elemento di discriminazione, si limita nel senso che si accusano le donne, per esempio, le persone di colore, di puntare sul work-life balance e di avere meno commitment di carattere aziendale, e questo ovviamente porta, diciamo, a ulteriori discriminazioni. Quindi quello che noi possiamo dire sostanzialmente è un richiamo a quella che è la cosiddetta intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva che opera sia negli individui e anche nelle organizzazioni. Sappiamo bene che c'è anche la leadership dell'intelligenza emotiva. Perché l'intelligenza emotiva è importante? Perché l'intelligenza emotiva ci consente, diciamo, di tenere insieme la diversità. Perché la diversità è importante? Perché è stato dimostrato che le aziende che sono eterogenee, cioè che hanno al loro interno persone di varie etnie, persone di vario gender, persone di varia età, persone di varia professionalità, persone di varia provenienza, questi team eterogenei sono più produttivi. Cioè, producono più valore aggiunto, quindi dal punto di vista aziendale, per un'azienda è meglio avere l'eterogeneità perché l'eterogeneità è produttiva. Soltanto che ovviamente c'è la tendenza degli esseri umani a frequentare i loro simili, perché gli esseri umani tentano, diciamo, di
come dire, limitare o ridurre la complessità dell'esistenza e quindi cercano, diciamo, di autoghettizzarsi, diciamo così, scelgono, preferiscono persone che ritengono più affini a se stessi dal punto di vista culturale, dal punto di vista etico, dal punto di vista professionale, come percorso di studi, come percorso di lavori, per legami familiari, per legami di altro genere. Allora, questo inevitabilmente è una tendenza, diciamo, alla ghettizzazione. Però se da un lato l'eterogeneità delle organizzazioni è associata ad una crescita della produttività, dall'altro lato la ghettizzazione dell'organizzazione è associata invece ad una, diciamo, come dire, ad un depauperamento del capitale umano presente all'interno delle aziende. Quindi, quello che possiamo dire è sostanzialmente che ben vengono questi metodi di valutazione, il DEI, appunto Diversity, Equality and Inclusiveness, dovrebbero essere dei metodi di valutazione che probabilmente nelle aziende di medie e grandi dimensioni dovrebbero essere quasi predisposti per legge, perché se si va a, diciamo, imporre una normativa di questo genere, si potrebbero avere più dati relativi alle discriminazioni e quindi probabilmente si potrebbero offrire dei tools di carattere manageriale che potrebbero anche essere maggiormente utilizzati per andare ad effettuare delle, diciamo, effettive capacità diciamo, di tipo innovativo, di tipo appunto maggiormente inclusivo. Ripetiamo, l'inclusione nelle aziende non è un fatto soltanto di diritti, non è un fatto soltanto giuridico, non è un fatto soltanto culturale o valoriale. Le aziende hanno un interesse economico alla diversità. Più le aziende riescono a tenere al proprio interno, nell'interno della struttura organizzativa, una diversità, una eterogeneità rivolta, ovviamente, a finalità produttive, più quelle aziende saranno competitive, più quelle aziende riescono a produrre valore aggiunto, cioè maggiore la capacità di quelle aziende di generare valore. Ovviamente questo comporta un management che sia ispirato a questi criteri e che quindi eviti, diciamo, la ghettizzazione del dipendente o dell'associato o del partner o del socio in base al fatto che provenga da diciamo, un percorso professionale, da un'etnia o da un genere particolare. Questo, diciamo, è quello che risulta. Chiaramente ricordiamo il ruolo importante dell'intelligenza emotiva, che potrebbe essere veramente la soluzione per queste tipologie di problematiche, perché un'organizzazione emotivamente intelligente potrebbe essere in grado, ecco, di trovare delle soluzioni. Ora, qui non si tratta di fare l'integrazione, perché non ci sono, non c'è nulla da integrare. È chiaro che le identità individuali rimangono tali. I percorsi individuali rimangono tali, le etnie di provenienza ci sono, quindi non c'è un discorso, diciamo, di omologazione o di integrazione. C'è un discorso di eterogeneità. Eterogeneità è più complessa ancora, perché eterogeneità significa che ci deve essere innanzitutto il riconoscimento dell'identità dell'altro, che può essere uguale o può essere anche diverso. E ciò nonostante la parità nel senso della produzione, nel senso del ruolo svolto nell'interno, nel settore organizzativo aziendale, con la finalità di creare il valore aggiunto, e quello è l'obiettivo dell'azienda. Quindi, diciamo, quello che nella società può essere più complesso, nelle società politiche può essere più complesso, nelle società aziendali è molto più facile, perché il fine ultimo da raggiungere, ovvero il prodotto, prodotto, valore, prodotto, valore aggiunto, prodotto, è più facile, diciamo, più abbordabile per le aziende che hanno maggiore capacità di tenere insieme l'eterogeneità. Quindi, diciamo, ben vengano questi strumenti, che siano magari predisposti anche in misura, predisposti anche per legge, e che possano comportare, diciamo, una capacità da parte delle aziende, diciamo, di realizzare queste analisi. Dobbiamo dire che
Il pregiudizio sugli asiatici è quello che almeno negli Stati Uniti, dove ci sono molti asiatici, sta diventando forse la novità. Gli asiatici vengono considerati, perché c'è questa asianofobia, ne ha parlato anche recentemente Biden con il nuovo premier del Giappone, c'è questo problema negli Stati Uniti, gli asiatici vengono attaccati, vengono percossi per strada, vengono picchiati, ci sono stati dei video che sono stati diffusi, c'è questa discriminazione nei confronti degli asiatici che sarebbero colpevoli del coronavirus, sarebbero colpevoli dell'inquinamento, sarebbero colpevoli di questo spostamento dell'asse globale da Occidente ad Oriente. Chiaramente non si possono incolpare i singoli, soprattutto se sono degli immigrati di prima o di seconda generazione, per queste questioni. E ovviamente l'idea che gli asiatici siano per cultura più subordinati, più disposti all'essere sottoposti al comando e quindi senza capacità di leadership, anche questa idea dovrebbe essere rivista, perché anche questa è una forma di discriminazione. Quindi, diciamo, alle classiche discriminazioni bisogna aggiungere anche la nuova asianofobia che si è venuta a creare nel mondo occidentale. Quindi, ripetiamo, non c'è bisogno soltanto di leggi. Le leggi sono importanti, ci devono essere. Ci servono anche però dei modelli di gestione all'interno delle aziende che siano in grado di riconoscere la questione della diversità, dell'equità e dell'inclusione come degli strumenti in grado di diciamo, svolgere delle attività efficienti sotto il punto di vista di garantire alle persone delle aziende uguale trattamento, uguale percorso di carriera, a prescindere eppure dal riconoscimento dell'identità.